Buongiorno signora Margherita, come sta? Bene, grazie. Come elegante! Sono decisa ad andare dal parrucchiere, quella è la cosa principale. Un'arma in più per combattere la solitudine dei nostri anziani. Hauser Leucum ha inaugurato la telefonia sociale in videochiamata. Il servizio permette ai nonni non solo di ascoltare la voce amica dei volontari dell'associazione, ma anche di vedere i loro volti. Un modo per ridurre l'isolamento e raccogliere con ancor più efficacia necessità e bisogni. Noi installeremo un'app con il simbolo di Hauser, e ogni volta che questi anziani verranno contattati, voglio dire, questa app si attiverà e gli stessi anziani potranno, senza comporre nessun numero di telefono, schiacciare l'app di Hauser e dall'altra parte risponderà la nostra associazione con i suoi volontari. La telefonia sociale è nata appunto per abbattere la solitudine degli anziani. Oggi, diciamo, attraverso le videochiamate da remoto, i nostri anziani non solo avranno l'opportunità di continuare a parlare con i nostri volontari e per cui avere momenti di compagnia, ma finalmente non sentiranno solo la voce, ma vedranno anche i volti delle nostre volontarie e dei nostri volontari. Gli anziani e le loro famiglie possono chiamare Hauser allo 03 41 28 60 96 e chiedere l'attivazione appunto delle videochiamate. Noi saremo molto contenti di fornire questa opportunità e questo servizio per stare ancora più vicini alla comunità. Le prime due videochiamate sociali sono state effettuate presso la Casa della Solidarietà di Corso Montesanto 12 a Lecco, sede dell'associazione, dall'assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali Alessandra Locatelli e dall'assessore alle politiche sociali del comune di Lecco Emanuele Manzoni. Hauser è una realtà anche qua insostituibile, credo che sia un grande lavoro messo al servizio dei cittadini e soprattutto delle persone anziane che in questo anno difficilissimo hanno patito anche momenti di solitudine e di trascuratezza per tanti aspetti. Quindi credo che questa sia un'iniziativa che ci incoraggia a fare sempre di più e sempre meglio insieme. Un tema fondamentale è quello dell'attenzione e del contrasto alla solitudine. Io penso che un servizio come questo che viene oggi presentato da Hauser sia uno strumento utile in questo senso, a mantenere quei legami, a mantenere le relazioni tra le persone che poi nel momento del bisogno possono essere attivati per fare comunità, per essere coesi, per non lasciare indietro nessuno.